quello relativo all'immigrazione clandestina e allo spazio Schengen. Ok, quindi siamo giunti alla penultima scheda. Centriamo bene l'obiettivo. Ok, possiamo procedere. Non è possibile il rilascio del visto nella proroga allo straniero che già si trovi in Italia. Certo, una volta che si trovi in Italia, deve accontentarsi di quel visto che ha fino alla sua scadenza. Quindi è vero. Il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina prevede la confisca del veicolo, ma non la carcerazione. Falso. C'è anche la galera. Una delle aree maggiormente interessate dal fenomeno dell'immigrazione clandestina come punto di ingresso in Italia è la costa ionica calabrese. Certo, ci sono due coste, la costa ionica che abbraccia il mar Ionio della Calabria e poi c'è anche la costa adriatica pugliese, il nostro caro Lino Banfi della Puglia. Quindi è vera. Il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina prevede pesanti sanzioni solo a favore del conducente del veicolo? Solo a favore del conducente del veicolo? No. Siamo tutti corresponsabili, anche in ditta. Per il controllo dei veicoli, al fine di scongiurare l'ingresso illegittimo di cittadini stranieri, si utilizzano, tra l'altro, l'unità cinofile. I cani. Quindi è vero. In caso di immigrazione clandestina, il mezzo di trasporto che ha portato lo straniero alla frontiera è obbligato a condurlo alla prefettura più vicina? No, è obbligato a condurlo nel paese di provenienza, quindi è falso. La Polonia è uno Stato membro dell'Unione Europea ed è interno allo spazio Schengen, certo. L'Irlanda, il Regno Unito, la Serbia, quelli non fanno parte dello spazio Schengen. Quindi questa è vera. L'accordo di Schengen comporta il rafforzamento dei controlli alle frontiere esterne al suo spazio, certo. Quindi rafforzamento, perché i controlli si fanno dall'esterno all'interno, non dall'interno all'esterno. Ok. Tutti i cittadini che non appartengono ai paesi dell'Unione Europea possono entrare in Italia presentando il passaporto e nei casi in cui è richiesto il visto rilasciato nel loro paese di provenienza. Certo, quindi o col passaporto o il visto. In mancanza di prove inconfutabili che dimostrino che è stato fatto tutto il possibile per non agevolare il trasporto dei clandestini, il conducente può essere sanzionato in maniera estremamente pesante, sia penalmente che amministrativamente. Certo. L'ingresso nel territorio italiano è consentito agli stranieri extracomunitari che siano segnalati al sistema informativo Schengen ai fini della non ammissione. Ma mica è consentito. Quindi l'ingresso nel territorio italiano e consentito agli stranieri extracomunitari che siano segnalati al sistema informativo dello Schengen. Ma quando mai? Quindi falso. Tra le tecnologie utilizzate dalle autorità di frontiera per contrastare il fenomeno di migrazione clandestina a bordo dei veicoli vi sono i rilevatori di anidride carbonica. Certo. Quindi ci sono i rilevatori di anidride carbonica, ci sono i raggi gamma, quindi la macchina di ispezione dei raggi X là, e via dicendo, e poi ci stanno i rilevatori anche del battito cardiaco, HeartBeat. Quindi questa è vera. Il soggiorno di cittadini comunitari, quindi adesso parla di noi UE, quindi il soggiorno di cittadini comunitari in altro Stato membro per un periodo inferiore a 3 mesi, attenzione, non superiore a 3 mesi, è subordinato al possesso di un valido documento di identità. Certo, perché è inferiore a 3 mesi. Se è superiore, allora dobbiamo avere passaporto.
è vero. La costa tirrenica è una delle principali vie d'accesso per i clandestini in Italia. No, la costa adriatica pugliese e la costa ionica calabrese. I cittadini di stati membri dell'Unione Europea hanno diritto di entrare, circolare e soggiornare in Italia per non più di 3 mesi. Allora, a condizione che abbiano la carta di soggiorno rilasciata dalla questura. Quindi, per non più di 3 mesi basta avere un documento valido di identità, non la carta di soggiorno. Quindi è falso. Allora, il cittadino di uno Stato membro che soggiorna in un altro paese, in un altro Stato membro, può essere allontanato solo per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità. Ma la sanità, ok. La carta d'identità valida per l'espatrio sostituisce il passaporto all'attraversamento di tutte le frontiere? No, è falso. Secondo i principi dell'accordo di Schengen, le frontiere interne possono essere attraversate in qualunque luogo senza che vengano effettuati il controllo delle persone. Certo, se sono interne, io già mi trovo all'interno dello Schengen, quindi non c'è il controllo delle persone. I vettori devono accertarsi che gli stranieri siano in possesso dei mezzi finanziari richiesti per l'ingresso nei paesi dell'accordo di Schengen. No, questa è una cosa che devono valutare loro dopo nei controlli. I vettori devono accertarsi che gli stranieri siano in possesso dei documenti di viaggio e quant'altro. Quindi questo è falso. I mezzi finanziari è falso. Per evitare di favorire l'immigrazione di clandestini è necessario esaminare attentamente le parti del veicolo a rischio ed in caso di sospetto dare immediata denuncia alle autorità competenti. Certo. Il controllo dei veicoli a fine di scongiurare l'ingresso illegittimo di cittadini stranieri avviene normalmente tramite sistemi satellitari. No. Le onde passive che vanno a rilevare le immagini e le sagome all'interno. La macchina di ispezione dei raggi X, quello fa. All'accordo di Schengen aderiscono anche i paesi extracomunitari, non tutti, però. L'immigrazione clandestina comporta il traffico di esseri umani che spesso vengono sfruttati dalle organizzazioni criminali per compiere attività illecite, quindi la prostituzione, lavoro nero e il traffico di stupefacenti, certo. Lo straniero extracomunitario che entra legalmente in Italia entro 8 giorni lavorativi, dovrà richiedere il permesso di soggiorno. Certo, il limite sono 8 giorni. I cittadini di alcuni paesi, non sono obbligati a richiedere il visto d'ingresso per soggiorni per turismo, missione, affari, invito e gare sportive, purché non superiore a 90 giorni. Certo, questa è l'eccezione al visto d'ingresso, perché sono per soggiorni, turismo, missioni, affari, invito a gara sportiva. Massimo 90 giorni. L'ingresso illegale di persone non comporta rischi per la sicurezza nazionale e l'ordine pubblico. Veramente? Comporta, comporta. Gli agenti di pubblica sicurezza possono procedere ai controlli dei mezzi e delle cose trasportate anche se soggetti a speciale regime doganale se sussistono fondati motivi o sospetti che i veicoli possono essere utilizzati per compiere trasporti illegali di merci o di persone. Certo, gli agenti sono autorizzati a procedere ai controlli forzati se ci sono soprattutto dei sospetti. Quindi è vero. Chi è trovato senza permesso di soggiorno o con permesso scaduto viene subito regolarizzato, no, viene espulso, cacciato via. Per evitare di favorire l'immigrazione di clandestini è necessario esaminare attentamente le parti a rischio del proprio veicolo ed in caso di sospetto abbandonare immediatamente il veicolo per evitare di essere coinvolti, no, chiamare subito le autorità. L'ingresso nel territorio italiano è consentito agli stranieri extracomunitari che dimostrino di avere mezzi finanziari per il loro sostentamento e abbiano a disposizione la somma necessaria al rimpatrio, eventualmente dimostrabile con l'esibizione del biglietto di ritorno. Questo è vero.
Ripeto, l'ingresso nel territorio italiano è consentito agli stranieri extracomunitari che hanno i mezzi finanziari per il loro sostentamento e abbiano a disposizione la somma necessaria per rimpatriare e lo dimostrano col biglietto di ritorno. Quindi questo a noi ci interessa, la guida dell'autobus, che loro esibiscono non solo quello di andata, presente, ma anche quello del futuro, del ritorno. Le norme italiane prevedono sanzioni per i clandestini, ma non per tutti coloro che compiono attività dirette a favorire l'ingresso illegale degli stranieri nel territorio italiano. No, siamo tutti corresponsabili. Per evitare di trasportare clandestini in modo inconsapevole, in particolare nel trasporto di merci, è necessario controllare anche sul tetto, all'interno del veicolo, dietro la cabina e tra gli assi delle ruote. Certo, i cittadini di Stati membri dell'Unione Europea hanno diritto di entrare, circolare e soggiornare in Italia per non più di 3 mesi, a condizione che abbiano un passaporto munito di visto d'ingresso. No, i cittadini che fanno parte dell'Unione Europea possono avere solo la carta d'identità valida per l'espatrio per non più di 3 mesi. Poi dopo i 3 mesi allora devono avere il visto, il passaporto, quindi per non più di 3 mesi è falso. Può essere indicativo della presenza di clandestini a bordo del veicolo la rottura delle serrature del vano di carico. Certo, i cittadini dell'Unione Europea possono entrare, circolare e soggiornare in Italia fino a 3 mesi solo, esatto, solo con la carta d'identità e dichiarazione di presenza. Questo è valido per i cittadini dell'Unione Europea. Il cittadino di uno Stato membro che soggiorna in un altro Stato membro può essere allontanato per motivi religiosi? No. Il vettore deve accertarsi che gli stranieri trasportati siano in possesso dei documenti richiesti per l'area, per l'ingresso dell'area Schengen. Certo. In caso di immigrazione clandestina, il mezzo di trasporto che ha portato lo straniero alla frontiera è obbligato a ricondurlo nello stato di provenienza o in quello dove è stato rilasciato il biglietto. Certo, perché una volta che arriviamo là, ha portato lo straniero alla frontiera e sorgono dei problemi, che lui non può valicare il confine perché non c'ha il sostentamento, quindi per tutte le cause e le ragioni, quindi in caso di immigrazione, io me ne accorgo che è un immigrato clandestino, una volta arrivato al confine dobbiamo riportarlo di nuovo indietro. Quindi questo è vero. L'accordo di Schengen comporta l'abolizione dei controlli sistematici delle persone alle frontiere esterne al suo spazio, no, interne. Una delle aree maggiormente interessate dal fenomeno di migrazione clandestina come punto d'ingresso in Italia è la città di Milano? No. Per evitare di favorire l'immigrazione di clandestini, in particolare nelle zone a rischio, il veicolo deve essere lasciato incustodito per un tempo massimo di 10 minuti? Assolutamente no. Per evitare la salita sul veicolo di immigrati clandestini è opportuno effettuare il riconoscimento documentale dei passeggeri. Ma se sono immigrati clandestini e sono entrati a nostra insaputa, come facciamo a riconoscerli? Potrebbero esserci degli infiltrati nei passeggeri, oppure nascosti nei borsoni, ma questo poi dopo, le unità cinofile ci aiuteranno poi dopo a vedere, quindi questa è falsa. Le imprese di autotrasporto e i loro conducenti devono predisporre ed attuare un piano di controllo adeguato al fine di evitare, nella massima misura possibile, che i controlli effettuati dalle forze dell'ordine possano dare riscontri positivi in ordine alla presenza a bordo dei clandestini. Certo. Tra le tecnologie usate per i controlli alle frontiere ci sono anche i rilevatori di ossigeno, no, i rilevatori del battito cardiaco, HeartBeat. È falso. L'ingresso in Italia di cittadini comunitari non è soggetto a particolari limitazioni, certo, perché fanno parte dell'Unione Europea, almeno per i primi 90 giorni. Le norme italiane puniscono severamente tutti coloro che compiono attività dirette a favorire l'ingresso illegale degli stranieri nel territorio italiano, certo.
L'ingresso nel territorio italiano è consentito agli stranieri extracomunitari che non siano considerati pericolosi per l'ordine pubblico, la sicurezza nazionale, la salute pubblica o le relazioni internazionali. Certo, è consentito per loro. Le norme per gli autotrasportatori sono tenuti a rispettare per contribuire a debellare l'immigrazione clandestina, consigliano, è già il falso, perché obbligano, consigliano al vettore di riferire alle autorità di frontiera l'eventuale presenza a bordo di stranieri in posizione irregolare. No, siamo obbligati a segnalare. In mancanza di prove inconfutabili che dimostrino che è stato fatto tutto il possibile per agevolare il trasporto dei clandestini, solo il conducente può essere sanzionato in maniera estremamente pesante sia penalmente che amministrativamente. No, anche la ditta. L'accordo di Schengen deve essere obbligatoriamente mostrato dal conducente agli organi di polizia durante l'attraversamento delle frontiere interne al suo spazio. L'accordo di Schengen, ma quando mai? Dipende se noi facciamo parte dello Schengen. E poi frontiere pure interne. Una delle aree maggiormente interessate dal fenomeno dell'immigrazione clandestina come punto di ingresso in Italia è la città di Gorizia. Certo, Tarvisio, Trieste e Gorizia. Quindi è vero. Ai cittadini dell'Unione Europea è riconosciuto il diritto di circolare liberamente nell'Unione Europea senza bisogno di richiedere alcun visto. Certo, per i primi 3 mesi. Il visto è l'autorizzazione concessa allo straniero extracomunitario per l'ingresso nel territorio della Repubblica Italiana, è stampato su carta adesiva e si applica sul passaporto o altro documento di viaggio del richiedente, certo. I cittadini extracomunitari possono entrare in Italia se sono in possesso di passaporto e visto gli ingressi validi. Certo, perché sono extracomunitari. L'attraversamento delle frontiere con paesi aderenti all'Unione Europea, ma non alla Convenzione di Schengen, quindi evidenziamo che non fanno parte della Convenzione di Schengen, comportano controlli sull'identità delle persone, ma non comporta controlli doganali. Certo, perché non appartengono allo Schengen, quindi i controlli si fanno sulle identità, ma non sui doganali, perché fa parte dell'Unione Europea. L'Irlanda è uno Stato membro dell'Unione Europea, ma non è interno allo spazio Schengen, certo. Tra le tecnologie usate per i controlli alle frontiere ci sono anche i rilevatori di battito cardiaco, certo, Heartbeat. Nello spazio di Schengen le frontiere interne possono essere attraversate in qualunque luogo senza che venga effettuato il controllo delle persone, certo, perché fanno già parte, sono interne. L'ingresso illegale di persone in Italia è consentito se a scopo lavorativo, lavoro nero, quindi è falso. In mancanza di prove inconfutabili che dimostrano che è stato fatto tutto il possibile per non agevolare il trasporto di clandestini, il conducente, ma non l'impresa, è già falsa, possono essere sanzionati in maniera estremamente pesante sia penalmente che amministrativamente. No, anche la ditta. Gli stranieri extracomunitari che vengono in Italia per visite, affari, turismo e studio per periodi non superiori a 3 mesi devono richiedere il permesso di soggiorno. No, solo la dichiarazione di presenza, perché stanno là, e con la carta d'identità. Quindi è falso. I vettori devono accertarsi che gli stranieri siano in possesso dei documenti di viaggio richiesti per l'ingresso nel paese dell'accordo di Schengen. Certo. Ai cittadini dell'Unione Europea è riconosciuto il diritto di circolare liberamente nel territorio dello Stato membro, salvo eccezioni. Certo. I cittadini di alcuni paesi non sono obbligati a richiedere visto d'ingresso per soggiorni, per turismo, missione, affari, invito a gara sportiva, purché superiore a 120 giorni, no, 90. Per evitare di trasportare i clandestini in modo inconsapevole, in particolare nel trasporto persone, è necessario controllare anche all'interno del veicolo per verificare eventuali infiltrati tra i passeggeri regolari. Certo, questo l'abbiamo accennato prima. L'attraversamento delle frontiere con paesi non appartenenti all'Unione Europea e non aderenti alla Convenzione Schengen è vietato per i veicoli che trasportano merci. Veramente non è vietato un bel niente.
ci controlleranno sia i diritti doganali e sia l'identità delle persone. Quindi è falso. Le aziende non sono tenute ad informare il conducente circa i controlli da effettuare e il comportamento da tenere nel caso si riscontri la presenza di clandestini a bordo, ma quando mai? Anzi, saranno pienamente consapevoli e devono collaborare con la giustizia. L'immigrazione clandestina coinvolge anche il traffico di esseri umani e può aumentare il mercato del lavoro nero, certo. Il visto può essere individuale o collettivo. Se collettivo, la durata massima è di 60 giorni. No, no. È annuale. Allora, quindi, quando parla del visto individuale, è quello là, personale. Mentre quello collettivo sarà un gruppo minimo di 5 persone fino a un 50 persone. Quindi collettivo è un gruppo di 5 fino a 50 persone, però 60, no, è 30 giorni. È simile alla breve durata della CEMT. La CEMT pure breve durata dura 30 giorni, quindi ricordatevi, è falsa questa, falsissima, 30 giorni. Andiamo all'ultima domanda. La Slovenia è uno Stato membro dell'Unione Europea ed è interna allo spazio Schengen. Sì, fa parte dello Schengen. Quello che non faceva parte dello Schengen era la Croazia, la Serbia, il Regno Unito e l'Irlanda. Ok ragazzi, compiliamo il tutto e abbiamo fatto 0 errori. Questa è una bella immagine di uno smile sorridente. Siamo giunti all'ultima scheda, così chiuderemo il capitolo del sesto modulo della parte comune. Grazie per la cortese attenzione, a voi tutti, buon Immacolata.